vale la frase? Che vale la frase? No, no. Che cosa c'è? Sbaglio. Perché parla? Chi è Salvatore? Dove, non si dice. Dopo un'attesa infinita torna allo Sbordone League, si riaccende la SL Cam per questa frase? Per questa il palazzo. Massima? No. Ah, la massima dello schioppone. Quindi, Davanti all'inevitabile. Davanti all'inevitabile. All'inevitabile, non fare niente. Non fare niente. È meglio disporsi bene, ragazzi. Ricordate, disponetevi bene e soprattutto siamo parte del non palazzo. Disponetevi piegati quando c'è lui dietro, perché può essere. Che c'è un pesce gigante, voglio vedere. Non si deve vergognare, cioè, attimo, ne devi andare fiero. C'è un pesce enorme. Tutto pronto per ritornare con la nostra SL Cam al centro sportivo San Rocco. Si riaccende la SL Cam, si riaccende questa domenica dopo un'attesa abbastanza lunga per consentire giustamente tutti i festeggiamenti dello scudetto del Napoli, permettetevi di dire anche della festa della città, meritata per dopo 33 anni di attesa. È stata una festa bellissima, ora però si ritorna anche da noi a giocare a calcio con Scimmialand Barrio, sfida di Under, questa domenica con orari molto particolari, si è giocato già un match alla mezza, lunch match, mai successo nella storia dello Sbordone League, in realtà è successo quando si giocava all'Avion di mattina, di domenica mattina, si giocava dalle 10 fino a mezzogiorno, mentre Aguilar prova la botta. Ma un solo match alla mezza non era mai successo. Non gli lasciate lo spazio per tirare. Poi altre sfide, alle 3 si è iniziata GB Tocca alla Cremonese. Ora si gioca Scimmialand Barrio e poi si gioca un altro match, Real City a Drink dovrebbe essere, se non sbaglio. Andiamo anche però adesso al commento di questo match con lo Scimmialand che vuole vincere per arrivare a 12 punti in classifica, mentre per il Barrio situazione un po' più complicata, ferma a 7. Ciao Antonio. Non mi sporcare la telecamera, cioè io devo fare il video, mi sporchi la telecamera con un bacio. Fai finta di darlo, no? Piccolo. Prova a lanciarsi, palla dentro, Lanza, stop, destro, è la prima parata di Martinez. Prima occasione dunque del match per le scimmie, cross in mezzo, secondo palo da Amelio, palla a lato, una leggera formazione, a pallone a porta per lo Scimmialand, Brandi, Calabrese, Barone, poi ci sono D'Avanzo, piccolo da Amelio e Lanza avanti, a disposizione anche De Fortis, Filella e Rosso. Per il Barrio Martinez a porta sicuramente, poi Brian Dominguez parte dietro, Palacios con l'altro Martinez a destra, Brian a centrocampo, Eder, Aguilar e davanti Gomez, proprio Aguilar servito qui, Eder, Brian troppo lungo. A pallone lungo, testa di Brian Dominguez. Poi Eder. Testa di Martinez. Occhio al Barrio, chiude Brandi. Giusto, mettete la testa giù. Palla dentro! Che occasione questa per il Barrio, si resta 0-0, Gomez è andato vicinissimo all'1-0, stavo controllando un attimo la distinta. Pallone lungo, sotto pressione, poi Lanza quasi cade da solo, alla fine si tira in piedi ma non trova il pallone. Lanza, D'Amelio, inciampa anche lui, rischia anche di farsi male, infatti forse si è fatto male. Aguilar, sponda di prima interessante per Gomez, a pallone esce, la palla è ancora viva, Gomez crossa, calcio d'angolo,
Sempre come sta la battuta di quest'angolo. Arriva il cross, Barone. Brian col destro. Palla che passa, deviata. Un calcio d'angolo. Cross in mezzo. D'Amelio. Lanza. Allontana. Palla troppo lunga per tutti. Rilanciata in avanti. D'Amelio. Palla che esce. Laterale per il Barrio. Volevo raccontare in diretta a tutti gli spettatori la leggenda del Calabrone, si chiama. Avevi mai sentito parlare di Butterfly Effect? Yes. E si dice che ogni volta che Calabrese tocca un pallone, dall'altra parte del mondo muore una farfalla. Palla dentro per Lanza, c'è Piccolo, ancora la sfoda di testa, alla fine Palacios si allontana. Barone, palla lunga, testa di Brian Dominguez, poi Vuto Gomez, palla per Aguilar, finta, passa su Brandi, poi non arriva Gomez a contatto col pallone, calcio d'angolo. Eder, palla dentro, d'avanzo allontana, Lanza di testa, Piccolo. Palla centrale, Lanza, torna ancora da Piccolo, 1-2 prolungato col tacco, poi Palacios di testa, Barone addosso. Palla lunga, Alvarez mette in laterale. Calabrese. Palla dentro, d'avanzo. Destro! Un po' schiacciato, ma la palla arriva a Lanza, che segna il gol dell'1-0. Si sblocca il match, scimmia in avanti, sempre l'asse d'avanzo Lanza. Brian prova a rispondere subito col tiro diretto in porta, ribattuto, poi d'avanzo. Piccolo. Palla dentro, secondo palo, un po' lunga. Troppo. Eder. D'Amelio, in area col sinistro. Palla fuori di poco, bella girata. Altra occasione per lo Scimmialand. Si resta 1-0. Filella, Avallone, poi testa di Gomez, D'Amelio, Brian, palla in avanti, D'Amelio recupera, Eder gliela strappa via, Gomez, finta, non passa, ma guadagna rimessa con le mani. Alvarez, Eder, Alvarez addosso a Brandi, poi c'è Gomez, chiuso ancora, d'avanzo mette in calcio d'angolo, calcio d'angolo, mucchio in aria, arriva il cross, testa di Aguilar, palla che resta lì, esce Vallone. Filella. Prova a cambiare tutto, ma c'è Brian Dominguez a chiudere. Aguilar, sponda, Eder, calcola il rimbalzo, poi allarga per Gomez. Destro di Gomez, palla alta. Qui ha la palla persa, Aguilar respinge Brandi. È un salvataio incredibile. Eder, stoppa, calcia col destro, palla. Il giocatore. Brian. Eder, combatte con tutti, alla fine d'avanzo, si colpisce da solo e se la porta fuori. Alvarez, in avanti per Aguilar, non male la palla, Aguilar deve uscire dall'area, Vallone gli tocca via il pallone, la rimessa è del Barrio con...
Brian Dominguez. Palla dentro. Occhio che una serie di rimpalli quasi favoriva il Barrio. Altra rimessa, palla dentro, Aguilar non ci arriva, Brandi non respinge benissimo, pallone, ci mette una mano poi in due tempi e poi scontro molto forte con Gomez, ha avuto la peggio pallone. Sfruttiamo questa pausa per vedere la cosa più bella di questa partita, che è lui o lei? Lui. Lui, come si chiama? Travis. Ma quanto c'ha? 3 mesi. Purtroppo dobbiamo tornare alla partita. Sarei stato volentieri tutto il tempo a guardare Travis. Brandi in avanti. Testa di Brian. Poi Alvarez. Porta palla, larga per Gomez. Finta di Gomez, palla dentro per Aguilar, esce a pallone. Piccolo. Centrale per D'Avanzo, Eder. Brian Dominguez, per Brian Alvarez, 1-2 non si chiude, piccolo allontana in fallo laterale. Eder, ottimo lo stop, poi palla dietro per Martinez, in avanti, addosso ad Amelio, la palla non esce, Amelio se la va a prendere, prova a passare col tacco, palla che adesso esce ma è rimessa a Schimmelen. Rimessa lunga di Filella, Lanza, palla fuori di poco. Palla lunga, Aguilar, sponda non riuscita, Barone prova a proteggere questa palla, poi un po' in difficoltà, alla fine la palla la perde, Alvarez in mezzo, non arriva Aguilar, D'Avanzo prova il dribbling, riesce a passare su Eder, poi Lanza preso in controtempo, tacco di Alvarez, Eder supera D'Avanzo, palla largata per Gomez, dentro ancora per Eder, porta palla Eder, passa Eder, sinistro! Super gol di Eder, 1-1 la pareggia il Barrio. Riparte il match 1-1, Lanza prova diretto, palla che esce. Entrato David, posto di Aguilar nel Barrio. Eder destro! Mamma mia Eder! 2-1, un missile all'improvviso su una palla vagante, la incastra nell'angolino, 2-1 la rimonta Eder. Lo dicemos, lo dicemos. Stai, stai, si riparte, spettacolare. D'Avanzo prova lui questa volta con Brian appoggiato al palo lì come portiere della Nigeria qualche mondiale fa. Stava dormendo. Brian riprova con un lancio lungo, trova Gomez, bello lo stop, poi Eder, salito in cattedra, lui in centrocampo, Palacios crea lo spazio, anche lui per il tiro, ribattuto, occhio al contropiede perché adesso Palacios è fuori posizione, Brian però fa buona guardia, Alvarez chiuso da due, combatte ancora, arrivano anche altri due, tra cui il solito Eder che però questa volta viene chiuso, fa fallo, si continua per il vantaggio, alla fine c'è il fischio. Proverà Marco Lanza con il destro basso, male, alla fuori. Sempre 2-1 per il Barrio, grazie a Eder la sua doppietta, ma soprattutto la sua prestazione di gran lunga, il migliore in campo per i suoi, anche in generale probabilmente. D'Amelio passa, poi prova il sinistro, ribattuto, la palla non esce, rinviata in avanti così e così, alla fine Alvarez prova ad aggiustarla, Filella in avanti, Eder anche lui in avanti, David la mette giù per Alvarez, poi la perde Alvarez, Filella, ancora Eder, Brian si fa anticipare, Palacios non protegge bene, D'Amelio dall'altra parte non controlla. Brian, palla lunga per Gomez che non aggancia, non era male. L'assist di Brian Dominguez. A pallone. Gioca con Brandi. Allarga per Filella. Super D'Amelio, è uscito bene lo Schimmelend. Poi però chiude il solito Eder.
Filella, lungo in area. Ryan, poi da meglio al volo, lanza sotto porta. Si divora il gol del 2-2. Ryan batte subito, David protegge, tocca per Alvarez, passa in mezzo a due, poi tocca per Gomez. Eder con calma, Palacios prova a lui il tiro, palla fuori. Avallone su, testa di Martinez, mette in fallo laterale. Palla in aria, Brian di testa, poi Martinez la lascia rimbalzare, Filella lo anticipa, lanza, la palla forse è uscita, forse no, si continua a giocare, alla fine calcio d'angolo per le scimmie, lanza. Parte Lanza, prova come sempre classico tiro cross, stavolta non esce bene come in altre occasioni. Palacios, un pallone un po' così e così, alla fine va al lancio lungo e riesce anche a servire in profondità un compagno, cross in mezzo, in due tempi a pallone e poi palla allargata di qui dove c'è il rosso. D'Avanzo non controlla bene. Brian. Alvarez. Palla giocata bene per Gomez, poi David, Brian, anzi Martinez, Brian Palacios, palla centrale intercettata, poi Palacios però combatte e recupera, Eder, Alvarez, chiuso da Lamele, sbaglia qui il controllo Brian Dominguez. Occhio qui, si continua, Barone, Brian, palla per David, arriva in chiusura calabrese, alla fine la rimessa è per il Barrio, Eder, ancora la sponda sbagliata, rimessa Scimmialand, D'Avanzo controlla anche lui male, Palacios torna indietro da Martinez, in avanti Eder protegge, poi con la testa appoggia per Alvarez, in profondità per David che viene chiuso però da Barone, rimessa dal fondo, anzi non laterale, Filella a spazio, prova a lanciare Lanza, Dominguez in chiusura esce anche bene, tocca per Eder, riparte il Barrio, sono 5 contro 3, Eder porta palla, allarga per Brian, controlla, sinistro, avallone, gran parata, poi Eder, finta, doppio passo, palla dentro, ancora angolo. Calcio d'angolo. Cross, troppo alto. D'Amelio, avallone. Apre per Rosso, controllo così e così, Eder ancora in anticipo, passa in mezzo a due, tocca per David, Palacios, sinistro, anzi destro, non perfetto per l'intervento di D'Avanzo sul suo piede d'appoggio, c'è fallo, Eder O'Brien sul punto di battuta, va Brian. Col sinistro, palla alta, finisce il primo tempo con un fischio un po' fiacco di no, soprattutto in anticipo rispetto al che il pallone uscisse. Se questa palla andava in porta era l'ira l'hai di previsto, Dio. L'hai previsto, l'avevo battezzata fuori. Madonna, c'è del lungo. Tutto pronto per il secondo tempo di Scimmialand Barrio. Tutto pronto o quasi. Le squadre si stanno sistemando in campo. Una cosa importante che abbiamo detto all'inizio di questo match è che in caso di vittoria il Barrio supererebbe in classifica proprio lo Scimmialand, con Brian che prova subito, palla bassa, bloccata da Vallone che poi la gioca con i piedi. Occhio che c'è un cambio tattico, già lo noto,
Lanza non è attaccante in questi primi minuti di questo secondo tempo, c'è Piccolo come riferimento offensivo. Eder, Palacios, Brian, lunga, Barone, ancora Brian, chiusura, Gomez, esce a pallone, occhio allo scontro, pesante. D'avanzo tutto solo, controlla, si gira, palla alta. Didi, palla lunga su Gomez che la fa passare, Calabrese chiude, la laterale però ancora del Barrio. Didi. Eder, stoppa di petto, protegge. Poi prova a passare, chiuso, la palla è buona per David che non controlla benissimo. Avallone, centrale, d'avanzo. Palla per Lanza, centrale per Piccolo che prova a lanciarsi. Martinez. Lancia lungo Didi. Brandi con la testa in fallo laterale. Sempre 2-1 per il Barrio con la doppietta di Eder che ha rimontato il gol iniziale di Marco Lanza. Palla lunga, Palacios la sfiora, palla comunque del Barrio, Alvarez controlla non bene. Poi De Fortis chiuso, laterale Scimmel. Occhio alla rovesciata ancora di Piccolo, che ci ha preso gusto, ci ha riprovato, questa volta palla fuori di poco. Brian, su lungo linea, David prova a lanciarsi, esce a pallone. Brandi. Barone in avanti, troppo. Didi recupera Lanza, ma la palla esce. Guarda, ne capisco, però gioca a memoria. Oh, attaccati! David passa, prova il sinistro! Deviazione che quasi ha messo fuori gioco a pallone, però ci è arrivato. Occhio Gomez. Prova a metterla dentro, palla che passa, Barone, poi a pallone, deve allontanare, Brian non stoppa bene, De Fortis trova Piccolo, 1-2 di testa, irraggiungibile questo pallone di ritorno. Brian. Laterale di Brian, palla dentro, Brandi di testa, ancora Brian al volo, palla respinta, Didi. Eder, controlla, poi sbaglia qui, De Fortis però non controlla, Brian. In avanti, in pallo che lo favorisce, Aguilar, controlla, prova a piazzare, palla. Piccolo, controlla bene, si gira anche, Brian però lo chiude, Aguilar, riparte lui, guarda la porta, poi tocca per David, che non la ridà, torna indietro con un pallone un po' rischioso, arriva Palacios prima di Lanza, poi d'avanzo e De Fortis si danno fastidio. Alla fine a pallone, in avanti, Palacios, Brian evita la laterale, lancia, non trova nessuno. D'avanzo, gran giocata per liberarsi, poi tacco per De Fortis che trova dentro Piccolo che allarga per Lanza non benissimo e poi c'è il fallo di Vasquez. Pronto Lanza, va col destro, palla alta, Brian, lunghissimo per nessuno.
De Fortis chiuso alla rimessa sua, però avanzo Lanza, d'avanzo lancia Piccolo che non trova la palla. Brian, vai a qui. E allora De Fortis, anzi Calabrese, con le mani. Sempre Brian di testa però. David la mette giù, controlla, un po' di difficoltà. Sale anche Didi sulla destra, il pallone è per lui. Trova il cross, ribatte Lanza, Eder, Didi, palla dietro per Martinez, controlla in avanti, Brian allontana. Ora il Barrio sembra essere un po' in difficoltà, non riesce a costruire azioni pericolose. Palla verso Lanza che la spizza di testa, ma c'è Didi che controlla per Vasquez, di prima per Eder, passa su Filella. Poi torna anche d'avanzo su di lui, Vasquez, Didi, allarga, sbaglia. Palacios chiude su Piccolo, poi in mezzo a due riesce a resistere e ad evitare anche l'angolo. Vasquez, come può, in avanti. Filella, palla troppo lunga. Fondo per il Barrio, fase la partita non molto bella, tanti lanci lunghi, tanti errori. David, l'ultimo a toccare qui è Brandi, ma a pallone esce, serve De Fortis, la porta avanti Aguilar, gran chiusura, poi Didier di testa, sul pallone non arriva Vasquez, con le mani Filella, in avanti, Lanza appoggia per Piccolo, chiuso due volte, poi è fondo. Brandi. Brandi ancora in avanti, Lanza, Eder anticipa d'avanzo e poi lancia David che è tutto solo, ma non aggancia questo pallone, poi chiede il cambio credo perché si sia fatto male. Didi, Lanza, d'avanzo, Lanza di testa rialzandosi, poi la palla recuperata da Brian e tocca per Aguilar, appoggia per Eder, occhio che guarda la porta, Vasquez allarga, Didi, passa, poi allarga per Eder, Palacios di testa, Didi, Brian, su lungo linea per Aguilar, controlla, finta, protegge col fisico, che non gli manca. Poi David prova ad arrivare su questo pallone, riesce ad andare al contrasto con Filella, però poi Filella lo sposta ed è recupera. Didier. Ehi, ora se poi. Brian con l'esterno, gran palla per Eder con la testa, però la palla resta lì. Filella di tocca anche lui di testa per d'avanzo, che prova a calciare deviazione, angolo. Angolo per lo Scimmialand, palla che arriva a testa di d'avanzo. Grande occasione, palla fuori. Dani. Lanza, destro, Martinez e poi rosso sotto porta. La palla gli rimbalza addosso, non riesce a controllare. Occhio ad Aguilar con la palla alta. Filella, d'avanzo, Lanza, a spazio, non calcia, cerca un tocco che però è impreciso. Brian Dominguez aggancia ma non riesce a giocarla. Gran controllo qui di Didi. Guarda i compagni, serve lungo Aguilar, testa di Barone.
poi Filella, anche lui lungo. D'Avanzo controlla, resiste, palla lunga, chiudono però Didier ed Eder. Barone scivolata, Vasquez, doppio rimpallo, si continua a giocare. D'Avanzo, altra giocata, poi destro, palla fuori. Lanza, palleggia Eder, occhio che alza un campanile, la blocca Martinez, che poi va al lancio lungo. Brian arriva su questo pallone, controlla contro Brandi, cross in mezzo, Aguilar anticipato dal tocco di Avallone, decisivo. Poi su questo pallone arriva Lanza, che non riesce a giocarla con un compagno, e allora riparte ancora il Barrio, ma c'è Barone che sbaglia tutto. Eder, palla dentro, Aguilar tocca, Brian può calciare, sinistro, ribattuto. De Fortis fermato dal solito Eder. Palla su Aguilar, anticipato. Poi ancora Eder, chiuso anche da un suo compagno di squadra involontariamente. Rosso si lancia, resiste, mantiene il pallone, poi viene chiuso però da un ottimo ritorno di Vasquez, poi, anzi di Gomez o Martinez. L'ho detto tutti, ah. Laterale, Filella in mezzo, testa di Rosso che la tocca soltanto, poi allontana Eder. Arriva l'altro pallone in mezzo, sempre Eder, poi Lanza, controlla, destro ancora Martinez, Eder in avanti come può. Occhio, De Fortis, piccolo, sbaglia il tocco di ritorno. E allora salutiamo anche Danilo. Buonasera ragazzi. Questo primo pomeriggio è davvero da clima estivo, mentre qui rischiano un bel autogol. Ma no, dentro con la fisca. Palacios, palla dietro per Martinez, tocca per Didier, ancora Martinez, prova col destro, un cross che diventa tiro, Avallone. 7 minuti al termine, Brandi si dimentica il pallone, poi ritorna, Brian lo chiude, rimessa laterale. Lanza, D'Avanzo, palla dentro. Palacios, risale il campo, palla in profondità, Aguilar prova a girarla in mezzo, Palacios sotto porta! 3-1, super contropiede del Barrio. Segna Palacios, aveva iniziato lui l'azione e la va a concludere sull'assist di Aguilar, 3-1. Si riparte dunque, 3-1 per il Barrio. Rosso la mantiene in campo, D'Avanzo, poi c'è fallo, punizione per lo Schimmeland. Lanza col destro, palla alta, c'è stata però deviazione, angolo, prova a riaprirla in questo finale lo Schimmeland. Lanza, piccolo, palla dentro, D'Avanzo, è chiuso, deve uscire dall'area di rigore. Filella, occhio, c'è sicuramente stato un tocco di braccio, Lanza, Barone, da valutare solo se è attaccato al corpo, mentre qui Barone trattiene Palacios, Aguilar gira, palla persa, D'Avanzo recupera, c'è fallo. Punizione, Brandi con il destro, Aguilar allontana, poi c'è ancora Brandi, riesce a resistere, poi però viene chiuso, riparte Gomez addosso a Barone, però questa palla, Brandi, Barone, palla che viene recuperata ancora da Gomez, allarga tutto di là dove c'è Aguilar tutto solo, palla dentro per Palacios, Palacios in aria, deve uscire, la mantiene in campo ma la regala però lo Schimmeland. Rosso, Filella, piccolo, dentro per Filella, Dominguez, Brian chiude e poi è calcio d'angolo, palla dentro, testa decisiva di Didier, poi Lanza la gira con Rosso che prova la deviazione. E se non esce lui dall'area non posso portare. 1, 2, Martinez in avanti, no, non c'è nessuno dei suoi.
a pallone. Brandi. Lanza. D'avanzo. Rosso. Portapalla. Crossa. Piccolo. Si gira. Sinistro. Deviato. Rosso. Sotto porta. Non aggancia. Brian. Lunghissimo. Ancora troppo. A pallone. Lanza. Controlla. Poi gran palla. Non ci arriva per poco Rosso. Ancora pallone su questo pallone. La porta in aria, la gioca con le mani. Brandi. Brandi col sinistro in avanti, palla che passa. Barone a vuoto. Occhio destro, 4-1, il gol che chiude il match per il Barrio, lo ha segnato Gomez. E allora 4-1, Lanza prova a fare tutto da solo, c'è fallo. Punizione, Lanza. Parte lui. Apre per Barone tutto solo. Barone addosso all'avversario. Laterale con le mani per lo Scimmialand. Antò, quanto manca? Palla dentro, d'avanzo, prolunga, poi testa. Contropiede, Lanza. Protegge in mezzo a due, la perde Palacios, sotto porta, tocca, palla dentro, David, destro e gol del 5-1. Finisce così il match, vince il Barrio. Siamo con Piccolo per lo Scimmialand, Brian Eder per il Barrio. Finisce 5-1 per il Barrio, brutta sconfitta, Piccolo, tra l'altro sconfitta che venite superati in classifica proprio dal Barrio, che salgono a 10 punti, voi restate a 9 dopo un buon inizio. Qualcosa non tutto scontro diretto, però alla fine l'obiettivo è la Champions, quindi non credo sarà un problema questa sconfitta. Quindi puntate alla qualificazione in Champions. Normale. E poi ce la giochiamo in Champions, ci proviamo almeno, ci proviamo. Cioè, riprovato con la rovesciata, questa volta non è andato tanto bene. È andata tanto bene, anche se a parere mio c'era un bel fallo, calcio sulla gamba, però non fa niente. Sulla rovesciata? Sì. Però vabbè, purtroppo schioppa, lasciamo stare. Vabbè, grazie Piccolo, ciao, bocca ragazzi. A lui, il proseguo. Parliamo invece con Brian Eder. Brian, parto da te, una domanda. Forse questa è la prima partita che giocate veramente ad alti livelli da come ci si aspettava da sì, all'inizio. Sì, abbiamo preso un paio di elementi che veramente ci mancavano. E abbiamo fatto un'ottima prestazione. E soprattutto abbiamo saputo mantenere le posizioni. E, è stata una bella partita. Da parte di tutta la squadra ci abbiamo messo in testa che comunque dovevamo vincere proprio dall'inizio e così è stato, è andata bene. Allora, per Eder invece, doppietta, migliore in campo, a chi la dedichiamo? A chi ne dedicata la tua doppietta? No, all'equipo. Hai la squadra? Trabajamos fuerte il partito para sacar il risultato. Vedo che abbiamo lavorato forte per avere questo risultato. Sì, seguir trabajando para poder lograr la clasificazione alla Champions League. Comunque dobbiamo continuare così per arrivare alla Champions League e comunque fare delle belle partite. Sì. Allora, grazie ragazzi, in bocca al lupo. Ciao. Tutti e due, complimenti.